I ragazzi del Parioli torneranno un'ultima volta con la stagione 3 di Baby. Scopriamo ora insieme tutti i dettagli che sono stati rivelati fino ad ora in relazione ai nuovi episodi. La seconda stagione di Baby ha debuttato su Netflix venerdì 18 ottobre e si è guadagnata un posto tra gli originali della piattaforma più visti dagli italiani lo scorso anno. La serie nostrana ci ha abituato a soli sei episodi per volta, di conseguenza i fan sin da subito hanno iniziato a domandarsi se il titolo avrebbe avuto una continuazione. A meno di un mese dall'uscita Netflix ha fatto sapere quale sarebbe stato il futuro della serie tv tramite un video su YouTube. Ebbene sì, Baby avrà anche una terza stagione e sarà l'ultima. Ora che abbiamo la certezza di nuovi episodi, cosa potremmo aspettarci? Non c'è dato saperlo al momento. Possiamo estrapolare le prime anticipazioni sulla trama della stagione 3 ovviamente dal season finale di Baby 2. La storia riguarderà ovviamente ancora i nostri giovani protagonisti, alle prese con una fase della loro vita piuttosto complicata, quale solitamente è l'adolescenza. Damiano ha iniziato a farsi un'idea della seconda vita di Chiara rinvenendo sul computer del padre una cartella contenente degli scatti che ritraggono la ragazza a cena con uomini facoltosi. A quanto pare infatti l'ambasciatore non solo aveva fatto seguire il figlio, ma anche la sua fidanzata. Che dunque sappia anche della scappatella di Monica con Nicolò? Lo scopriremo solo con la terza stagione. Per quanto riguarda Chiara invece c'è anche in ballo la questione del video di Brando e la campagna per il progetto dei suoi genitori i quali la vorrebbero protagonista. Questo però la potrebbe espor esporre ad una grande pubblicità e qualcuno potrebbe riconoscerla. Passando a Ludovica, nel corso della seconda stagione, apprendiamo che il suo stalker è stato in realtà assoldato da Fiore, dal quale alla fine la ragazza torna su consiglio di Chiara. Proprio per sfuggire all'uomo, Chissà se finirà per farsi coinvolgere ancora da lui o se riuscirà a rimanere fuori dal tutto, ora che sente di non poter più contare neanche sul suo professore dopo il bacio a casa di lui. Non appena avremo altre anticipazioni ufficiali sulla trama di Baby Terza Stagione, non esiteremo ad aggiornarvi. Ora che Netflix ha deciso di rinnovare la serie, ipotizziamo che porterà avanti lo stesso numero di episodi ordinato per le prime due stagioni, ovvero 6, sempre della durata di 40-45 minuti ciascuno. Per quanto riguarda la visione in streaming di Baby 3, sarà sempre Netflix ad ospitare gli episodi, come è stato per la prima e per la seconda. Nell'attesa del debutto, è possibile recuperare le stagioni precedenti sulla piattaforma. È sufficiente avvalersi, se già non la si possiede, di una sottoscrizione al servizio. Per concludere, risulta ancora impossibile stabilire quale sia la data ufficiale dell'uscita della terza stagione di Baby. Tuttavia, crediamo che i nuovi episodi potrebbero debuttare a distanza di 11-12 mesi dal caricamento della seconda stagione. L'autunno 2020 è dunque un periodo papabile. Non appena avremo informazioni più precise, come sempre non esiteremo ad aggiornarvi. Per il momento però abbiamo visto da alcuni post di Instagram pubblicati dagli attori del cast che le riprese si sono concluse a fine febbraio.